Buonasera a tutti, io sono Giacomo Andreoli e questo è Oggi in Borsa, il format di Money.it realizzato in collaborazione con Scalable Capital, piattaforma di investimento digitale leader in Europa. Oggi giornata negativa per Wall Street, il Nasdaq perde lo 0,15%, l'S&P 500 lo 0,27%. Si attende la riunione serale della Fed in cui probabilmente arriverà la decisione per un nuovo aumento dei tassi di interesse. Nel frattempo il nostro Euro Stoxx sale dello 0,18%, arrivano dati importanti sulle piccole e medie imprese manifatturiere di Italia, Germania e in generale dell'Eurozona. I dati sono abbastanza positivi mentre scende l'inflazione in tutta l'area euro. A gennaio, secondo le stime preliminari, per quanto riguarda il nostro paese, l'inflazione sarebbe attorno al 10%. Per quanto riguarda gli indici europei, vediamo il FTSE MIB, migliore in Europa, guadagna lo 0,39%, è in rialzo però lo spread tra BTP e Bund tedeschi, attorno ai 192 punti base. Sale leggermente anche il rendimento del titolo decennale al 4,15%. Andando a vedere tra i titoli migliori del FTSE MIB, vanno bene i bancari che risentono della possibile politica monetaria aggressiva, ulteriormente aggressiva, delle banche centrali europea e statunitense. BPER guadagna oltre il 3%, tra le banche bene anche Intesa San Paolo più 1,78%, Mediobanca più 1,16%. Poi STM Microelectronics guadagna il 2,54%, Unipol il 2,38%, Interpump il 2%. Tra i titoli peggiori ricordati perde il 2,54%, Enel il 2,19%. Dalle comunicazioni della Consob arrivate oggi è stato reso noto che BlackRock è accreditata al 5,2% del capitale dell'azienda da fine gennaio. Poi Tenaris perde il 2,15%, Eni il 2,05%. Questo perché le quotazioni internazionali del petrolio sono in calo, con Brent e WTI che perdono circa l'1%. Infine, andando al completo sull'All Share, OVS, miglior risultato di oggi, guadagna ben il 13,62%, un vero e proprio balzo, mentre E2A SPA, il risultato peggiore di oggi, perde quasi il 3%. E da Money.it è tutto, l'appuntamento è a domani. Buona serata.